Comincio a registrare un video qui parlando di un argomento, stanno ancora provando lì. Allora, l'argomento è i privilegi su navi americane in genere, tipo compagnie degli Stati Uniti d'America come Carnival, Norwegian, Princess, Royal Caribbean, Celebrity e tante altre, e i privilegi sulle navi italiane, europee italiane come MSC, completamente italiana, penso sia completamente italiana, registrata forse in altri stati, mi sembra Malta o Panama, e Costa Crociere, che è italiana, accorpata dagli americani al gruppo Carnival. Però consideriamo Costa Crociere MSC di uno stampo simile, organizzazione probabilmente totalmente differente, ma stampo simile, italiano, di natura e radici italiane. E, sì, organizzazione, sistema simili e differenti allo stesso tempo, comunque. Però la netta differenza sta fra navi americane, grandi colossi americani internazionali, e le navi italiane. I privilegi per chi lavora. Chi lavora a bordo si divide, si chiama crew. Tutto l'equipaggio si chiama crew, CREV, W, CREV, W, ok? Crew, l'intero crew, l'intera ciurma, tutto l'equipaggio si chiama crew. Però questo crew si divide in crew, cioè proprio crew che si chiama poi crew, che gli altri crew si chiamano staff members, tipo noi siamo staff members e... aspetta, devo fare una pausa. Scusi. E staff members, scemo qua, mi passa un altro scemo italiano. Crew, quelli di più basso livello, diciamo, che come status, come posizione a bordo e come lavori, che come privilegi. A tutte le navi da mondo, il crew di più basso livello si chiama crew. Poi c'è il crew staff, dove stanno i musicisti, quest'altro, come si dice? Livello, dai. Il crew staff. Almeno sulle navi americane, non so se è anche qui, però penso che sia anche qui. Non sento tanto questa differenza. Oh, sulle navi americane, crew staff. Fotografi, tutto quelli dei fotografi, videografi, quelli dei negozi, shops. Shops, i negozi, chi altro? I musicisti, cantanti, musicisti, due, tre gruppi, i ballerini, le ballerine, che in inglese si chiamano dancers, dancers, ballerini, ballerine. Staff, chi altro sono? I tecnici del suono, dell'audio, i tecnici del teatro, i tecnici del backstage, sarebbero la retroscena dietro le quinte del teatro, quelli sono i tecnici. Anche questi fanno tutti parte del crew staff, quindi il secondo livello. E tutto questo crew staff ha più privilegi, tipo mangiare a buffet dei passeggeri, bere ai bar dei passeggeri, ma non seduti al bar, magari seduti sui divani fuori, e non quando è super affollato. Andare a buffet dei passeggeri non quando è super affollato. Qua in MSC danno solo delle opportunità di tempo in alcuni orari, che è troppo brutto e stupido. È sbagliato, potrebbero aprire, tanto vale aprire un po' più con più orari. Sempre il crew staff, no, il crew, quelli di basso livello, sapete chi sono, ora lo dico chi sono. Il crew staff, noi, fotografi, shops, casinò, quelli dello spa, tecnici, animazione, ballerini, ballerine, musicisti, cantanti. Questo crew staff ha tanti privilegi, anche andare palestra passeggeri. Nella palestra passeggeri, che è ovviamente più grande, bella, attrezzata, sempre in alcuni orari qua, fanno questa cosa un po' una merdata. Che altri, sulle navi americane abbiamo il privilegio di andare in piscina passeggeri quando si è in porto, quindi si può andare in piscina passeggeri, nella jacuzzi, si può usare la spa passeggeri, tipo sauna, bagno turco, queste cose qui. Qua non credo si possa fare, non ci sono ancora arrivate. Ci vuole ancora del tempo per arrivare a queste cose. Quindi il crew staff. Torniamo al crew, quel crev, crev, W, W.
dovrei scrivere sul video, però dovrei fare editing, non lo faccio, comunque per far capire meglio l'inglese, la pronuncia, la traduzione, per far capire. Crew, sono quelli che venivano sempre chiamati la bassa forza sulle navi tanti anni fa, e quindi chi sono? Bartenders, barman, bartenders, i baristi, i cocktail servers sarebbero quelli che servono drinks al bar, quindi questi sono il bar staff. Poi chi altro? Camerieri dei ristoranti, dining room, ristoranti, le sale ristoranti, i camerieri del buffet, che è una specie di ristorante, però è il buffet con la linea, e anche ci sono camerieri, i cabinisti, quelli che puliscono le cabine ai passeggeri, quelli che lavano in tutta la nave, quelli che passano l'aspirapolvere, quelli che pitturano, verniciano, quelli che riparano porte, quelli della lavanderia, sono tanti, questi sono il numero maggiore di persone, i cabinisti di tutte le cabine passeggeri. Ovviamente non c'è un cabinista per cabina, cioè ognuno ha una sezione. Poi quelli della lavanderia sono tanti laggiù, quelli che pitturano, quelli che fanno scendere le lance delle barche di salvataggio, tutte queste cose qui, i marinai. Questi sono il crew, diciamo, crew di più basso livello, che hanno meno privilegio di tutti. Non possono andare a bar passeggeri, lavorano in area passeggeri, una volta finita non possono farsi vedere, devono sparire nell'area equipaggio, nei vari passaggi, nelle varie porte che per accedere all'area equipaggio è solo lì. E possono mangiare solo nella crew, nella mensa crew, che è la mensa più grande. In questa nave ci sono tre sale della mensa, e sembra che chiunque possa mangiare dovunque. Qua in questa nave non so che hanno strutturato in questo modo, non si fa distinzione, quindi tutti possono mangiare dovunque. Quindi, e possono andare solo nel bar dell'equipaggio. E nell'area passeggeri, quando viene dato a loro il permesso, tipo durante feste per l'equipaggio, per il crew, organizzate in area passeggeri, quindi zone adibite per l'equipaggio, solo per quella notte, quindi a tutti viene dato l'accesso. Mentre tornando a crew staff, quelli di più alto livello, noi musicisti, tecnici, ballerini, shops, spa, massaggiatrici, massaggiatori, acupuntura, parrucchiere, tutto, no? Mani, manicure, queste cose qua, oppure shops, casino, in inglese dice casino. Però in italiano casino, ok, casino, siamo tutti staff, quindi abbiamo più privilegi, godiamo di più privilegi. Tutti quelli invece che puliscono, passano l'aspirapolvere tutta la notte, durante il giorno, quelli sono l'equipaggio di più basso livello. Poi in alto a noi chi ci stanno? Officers, gli ufficiali, loro hanno ancora più privilegi. E una cosa voglio aggiungere alla cabina, ovviamente il crew di bassa forza, basso livello, ha le cabine sotto al livello dell'acqua, quindi può capitare ponte 4, ponte 3, ponte 2. L'altro giorno sono sceso un po' a dare un'occhiata a ponte 3 e ponte 2, si sente più rumore del motore, si sente più pressione, non so se si sente più pesante là sotto, è il rumore perché c'è l'acqua, si stanno sotto al mare praticamente. Però può capitare pure questi che hanno cabine a livello un po' più superiore, dipende, e hanno cabine a due come noi, forse cabine anche un po' inferiori alla nostra, mentre noi abbiamo, non lo so questo, però devo andare a dare un'occhiata. Lo staff uguale, abbiamo cabine a due, quindi non abbiamo il privilegio di questa è la cosa più grande che non tutti vedono, e non tutti vedono i primi anni che passano a bordo. Chi lavora a bordo non si rende conto chi ha la cabina a due, chi ha la cabina da solo, e chi ha i privilegi e chi ha 10.000 euro al mese. Chi lavora a bordo non è consapevole quasi i primi anni che lavora, forse pure i primi 10 anni. Non si rende conto, io neanche, ora sì. Io so che... com'è bello risuonante la voce qua sotto. Quindi crew ha la cabina a due sotto dovunque, mentre l'equipaggio, lo staff, noi musicisti,
quelli dei negozi, quelli del casinò, cabina a due anche, non abbiamo il privilegio della cabina da solo, ogni tanto può capitare, su questa nave mi è capitato per esempio, però capita, solo una coincidenza, ma penso che possa capitare a chiunque. In genere, vabbè, non abbiamo cabina a due, quindi vuol dire letteralmente vita di merda. Letteralmente vuol dire un po', come posso dire, cabina 2 significa letteralmente non una bella vita, una vita infelice abbastanza. Sì, può capitare che l'altra persona diventa amico o diventa amica, sì, può capitare. Può capitare che una ragazza va primo in barco e si trova bene, diventa amica, migliore amica con quella ragazza in cabina. Può capitare. O qualunque imbarco della propria vita. Può capitare, il terzo anno, il quinto anno, il decimo anno, che la persona in cabina è ottima, collaborativa, è amichevole, è rispetta e ti accontenta su un bisogno. Perché è tutto lì. Se la persona in cabina accontenta su un bisogno necessario per star bene, è una persona a posto. Se non ti accontenta, come lo possiamo chiamare? Pezzo di merda. Se io sto in cabina con uno e io chiedo a quella persona di fermare di fare una cosa, di evitare di fare qualcosa, oppure di fare una cosa in un certo modo per il mio benessere, benestare, oppure per il mio star a mio agio e comodo e star felice, e quella persona mi è antagonista e mi contrasta e mi rifiuta, come lo vuoi chiamare? Bastardo. Ne ho conosciuti bastardi e pezzi di merda, come ho conosciuto anche bravi ragazzi, ma raramente. Ma più che questo è quando proprio non rispettano in generale e non lo fanno neanche apposta. Quindi raramente che uno ti rifiuta che di collaborare, raramente, però è capitato. Più che altro è il problema è che le persone non pensano, quindi l'altra persona in cabina fa quello che vuole, quando vuole, non si rende conto, non fa di tutto per... Ah, comunque. Poi passiamo al livello successivo, diciamo crew staff, crew officers, gli ufficiali sono quelli che godono di migliore vita, perché hanno innanzitutto tanti soldi, cioè molti più soldi guadagnano, gli stipendi, i salari, nessuno lo sa, hanno più privilegi, avranno sicuramente tutto in regola con contratto, il libretto di navigazione, tutto, contributi, messa a posto, e quindi gli ufficiali hanno stipendi alti, poi gli ufficiali del ponte di comando, gli ufficiali della macchina, quindi gli ufficiali del ponte di comando, gli ufficiali della macchina, gli stipendi partono dai 3.000-4.000 euro in su. Quindi non parliamo di 1.500, 1.000, 2.000 euro, no. E poi godono di una vita migliore. Dove sta il punto di godere di una vita migliore? Hanno una cabina grande da soli, con oblò e... hanno cabina grande da soli, con oblò, letto grande e anche... pulizia, cioè nel senso chi pulisce la loro cabina, ma non è quello, non è chi pulisce la cabina, non è quello un problema, quello si può sempre rimediare. Il punto di vita di bordo, il cambiamento dello star bene allo star male lo fa la cabina, nient'altro. Le regole sì a bordo, il lavoro sì, i colleghi, gli altri con cui si deve avere a che fare. Ma ci sta un solo elemento che non è una differenza in più. Fa cambiare proprio la qualità in genere di tutto. Fa cambiare proprio tutta la vita a bordo, dal primo giorno all'ultimo giorno a bordo, che siano 3 mesi, 4, 5, 6 mesi a 7 mesi. Non si discute proprio su questo. L'elemento che cambia la vita, ma cambia, no, di mille volte in meglio. No una sola, non è che... Una persona alla cabina da solo, un'altra persona alla cabina a due con un altro. Non è che quella di quello da solo la vita cambia di una volta in più o tre, quattro volte. Cambia di mille volte in più. Quindi la qualità
si ammonta sempre ogni giorno, come se si andasse ad accumulare miglior vita giorno per giorno, mentre quella di chi sta a bordo in cabina 2, la qualità e la sofferenza si accumula anche lì a ritroso, all'inverso, verso il negativo di giorno in giorno. A meno che a due si trovano benissimo, vanno d'accordo, ogni tanto capita, però spesso non capita, ve lo garantisco. Ne ho viste di storie di tutti, che hanno litigato, oppure che sentivo persone lamentarsi di quello che faceva in cabina l'altro, quello non manca di rispetto, di tutte le nazionalità. Io so quello che ne ho passato io, ne ho passate di tutti i colori, ma proprio di brutto, ragazzi. 20 anni, oltre 20 anni. E purtroppo ero costretto perché dovevo lavorare, quindi le navi mi hanno dato il lavoro, io non avevo altro. Quindi i privilegi sono questi. Gli ufficiali ovviamente possono andare a mangiare nelle zone passeggeri quando vogliono. Loro non hanno un orario come noi, se ci danno il permesso di andare al buffet passeggeri, lo staff, gli ufficiali possono andare quando vogliono. Pure la stessa cosa palestra passeggeri, queste cose qui possono andare quando vogliono, credo, ma probabilmente è così. Non sono sicuro al 100%, ma penso possono andare a mangiare al buffet dei passeggeri quando vogliono, gli ufficiali, e possono andare alla palestra passeggeri quando vogliono, credo. Privilegi. Il name tag, badge, come non ho mai capito se si chiama badge o name tag. Questo si usa dappertutto, solo che su navi americane, Princess, questo... Entrato in area equipaggio non te lo chiedeva, non era obbligatorio indossarlo. Qua su MSC, su questa nave è molto tranquillo, devo dire la verità, però comunque in genere MSC, uscito dalla propria cabina bisogna indossarlo, se no i security ti corrono appresso, ti buttano a terra, letteralmente quasi ti buttano a terra. Ti corrono appresso, vengono a tipo militari, in inglese, dov'è il tuo name tag, dov'è il tuo badge? Devi vedere il tuo badge! Ne ho viste proprio così, giuro, a intimidire gli altri, perché la policy, la politica della community, che tutti devono indossare questo nell'area equipaggio, che è assurdo, è ridicolo, non c'è bisogno, non ci dovrebbe essere bisogno. È stupido. Sai perché non c'è bisogno? Sai perché è stupido questo? Perché vengo da navi internazionali ancora più potenti nel mercato, americani non indossano questo nell'area equipaggio, ne vanno avanti tranquillamente e vanno avanti anche meglio. Quindi, oh, ecco qui, questo tipo qua che ha la prova tangente, che ha vissuto su navi e può dimostrare che questo non serve in area equipaggio. Qua in MSC, su tutte le navi dell'MSC, anche cosa così, se si usciva dalla cabina senza di questo, ti corrono addosso. Ti corrono veramente appresso, ti inseguono, dicono dov'è il tuo name tag? Dov'è il tuo name tag? Così. Ma proprio assurdo, questa è violenza. Ho visto i security, quelli della sicurezza, intimidire gente di tutti i tipi, anche poveri uomini che stanno lavorando, magari si era dimenticato un attimo. Madonna, assurdo. Andare al bar dell'equipaggio, alle feste dell'equipaggio, qui sulle navi MSC, uno va alle feste dell'equipaggio la sera, a finire di lavorare, deve indossare questo. Perché? Che problema se c'è uno? Che loro dicono, perché noi dobbiamo distinguere, se no si inseriscono i passeggeri. Ma stai zitto, perché i passeggeri sì, c'è il rischio che si infiltrino i passeggeri nella zona equipaggio e nelle feste dell'equipaggio. È vero. Un secondo li riconosci subito i passeggeri. Su navi americane, in area equipaggio nessuno portava questo. Alle feste dell'equipaggio, disco club, like a crew disco si chiama, nessuno indossava questo, e a volte si sono inseriti passeggeri, ragazze, ragazzi, chiunque, subito li riconoscevano, li cacciavano fuori, non c'è problema. Altra cosa, questo MSC Crociere obbliga di tenere questo a petto quando si esce dalla nave e quando si rientra, anche se devo dire la verità, su questa nave sembrano abbastanza rilassati su questo. Lo so, dice, per certo MSC Crociere vuole questo. E questa è anche un'altra cosa assurda. E loro direbbero, no, perché dobbiamo riconoscere nel porto. Ma dai, è ridicolo. Si riconosce chi lavora nelle navi, nel porto. Si riconosce proprio a occhio subito.
No, ma dobbiamo distinguere dal passeggero, dall'equipaggio. Non è vero niente. Sono tutte, non ci sono ancora arrivate. Quindi, invece, su navi americane sei libero, ti rispettano nella persona, sei libero. Questo si toglie. Sulle navi americane esco nel porto, dovunque, a Barcellona, a Maiorca, a New York. Sto uscendo dalla nave senza. Questo resta in cabina. Rispetto della persona. Oh, mi è caduto a terra. Mentre invece qua no. Quindi è brutto, è un maltrattamento. Perché mi devi obbligare a portare sto metallo appresso se no non esco? Perché devo essere taggato, no, marchiato come una, cioè tipo come un numero, come una bestia? Perché? Perché io sto lavorando, perché non mi tratti un po' in maniera più civile? Quindi messaggio per MSC Crociere: trattate in maniera un po' più civile, togliete questa cosa da mezzo. Quando si esce dalla nave, questo si lascia in cabina. Quando si esce, l'equipaggio che esce che vuole uscire nei porti di giorno, che esce, siamo attraccati, siamo in porto e vuole uscire, l'equipaggio, chi lavora, questo deve lasciarlo in cabina, lo deve lasciare a bordo, così esce senza questo, libero. Okay, questo è un messaggio per MSC, spero arrivi. Altra cosa brutta che fanno qui, su MSC, è quando l'equipaggio sta uscendo, con la borsa, zaino, dicono: facci vedere nella borsa cos'hai. Fammi vedere la borsa, guardano solo un po' così, ok, vai. Cos'è? L'altra volta l'ho affrontato alcuni di questi, ho detto: ma cosa state cercando? Che nessuno mai ha risposto a questi qua. Vorrei sapere solo cosa ha cercato, cosa ti aspetti che uno si porti fuori? Però è una cosa assurda che non si fa su navi americane, non te lo controllano, scusami. Mi chiedo a MSC, eliminate questa forma di maltrattamento, perché il maltrattamento è proprio brutto. Non solo brutto, è offensiva. Ci si abitua anche a queste cose, mi sono abbastanza abituato, però ultimamente mi è ripresa questa cosa di: ma chi deve non toccare? Perché? Cosa vuoi? Cosa dire? Cosa dai per scontato che io stia portando fuori? Cose velenose, coltelli, bombe, o prodotti della nave li vado a vendere fuori? Dai, ma è ridicolo, ma chi va a vendere questa roba fuori? Dai, stop, smettetela. Questo, togliete la mezza. Cosa possono portare? Se registrassero dei casi, ah no, l'equipaggio porta gli asciugamani fuori, questo è vero, anni fa facevamo così, sulla Costa Crociere, facevamo qualcosa di brutto, andavamo in spiaggia, mi sembra Caraibi, e portavamo l'asciugamano della nave in spiaggia e lo lasciavamo in spiaggia, e ogni volta in spiaggia la nave perdeva tanti asciugamani. Questo è qualcosa che non farei mai, non so perché si faceva questo su Costa Crociere. Forse per questo controllo non sai, però una volta che hai registrato l'itinerario, il porto, non ce l'ha questa tendenza a portare, che so, cibo dalla nave, ma non lo fanno. Eliminare. Se registrassero dei casi del genere, allora che cominciamo a controllare, è giusto. Però ora potrebbe togliere. Talmente che i security poi devono fare questa cosa, oh, cosa c'è? Non si rendono conto neanche del stesso loro. Io ho affrontato e ho detto: aspetta, ma perché? Cosa cerchi? L'ho presa proprio di alla sprovvista. Una donna signora. Privilegi su navi americane, la discoteca passeggeri. Su navi americane l'equipaggio può stare in zona passeggeri quanto vuole la notte e nella discoteca passeggeri quanto vuole. Equipaggio staff, no, crew staff, sì, e ovviamente ufficiale. Mentre MSC Crociere, e cosa crociere? Discoteca passeggeri, bisogna uscire alle 2. Bisogna uscire alle 2, penso che ci sia ancora questa regola. Poi arrivavano i security, guardavano, c'è questa pressione, andavo, ma questa è un'altra cosa bruttissima proprio. Purtroppo questa è la vita delle navi italiane. Ma poi vabbè, comunque, ho privilegi in più, ho privilegi in meno, la vita di bordo, la differenza la fa la cabina da solo o da sola. Purtroppo è così. Nel caso di musicisti, per me il musicista è nato su un po' sull'orgoglio, sul fatto di essere artista e essere trattato bene, è fondato su quella natura di essere considerato artista, si deve esibire, deve andare felice davanti al pubblico e dare il 100%. I musicisti dovrebbero avere la cabina da soli, però non esiste più. Il musicista è trattato male perché non si può fare altrimenti, non è colpa, chissà di che è colpa, penso che è così che devono funzionare le cose sulle navi.
però alcuni artisti, alcuni musicisti speciali hanno la cabina da soli, su alcune navi sono ospiti intrattenitori, hanno un contratto diverso, hanno privilegi diversi, quindi no, tutto diverso. Quindi ci sono alcune posizioni, per esempio di un solo musicista o di qualche cantante in particolare, tipo i cantanti del teatro che sono ospiti intrattenitori. I cantanti del teatro che cantano insieme ai ballerini e ballerine, dancers, quelli sono ospiti intrattenitori, su almeno su navi americane come Celebrity, Celebrity, Princess, e sono ospiti. Anche il pianista piano bar che fa spettacolo ogni sera nel salone principale e intrattiene molto, quello deve essere trattato bene perché deve dare molto lavoro e deve darsi molto al pubblico, e deve parlare, far ridere, ma intrattenere, quindi quello lì suona tutte le sere, canta e suona, quello è un guest entertainer. Ospite intrattenitore ha un contratto diverso, più soldi, privilegio cabina da solo ed è ospite, non deve indossare questo su navi americane. Qui non c'è quella figura, né i cantanti del teatro e né il cantante piano barista che canta e intrattiene, può intrattenere quanto vuole, è sempre trattato a due, però ogni tanto danno la cabina da solo a qualcuno che lavora molto e si impegna molto. Altro, trainings, allenamenti, lezioni, le classi per la sicurezza su tutte le regole, come comportarsi in caso di abbandono, emergenze generali, le esercitazioni come devono avvenire, quindi sono i trainings, cioè entriamo in una classe, stiamo seduti lì e facciamo le lezioni. Si fanno soprattutto i primi giorni a bordo, poi si fa un test finale, una prova finale scritta e basta. E ogni tanto richiamano una volta al mese a fare uno di questi trainings, lezioni. Poi mentre esercitazioni, drills, esercitazioni, sia dell'equipaggio che tutto l'equipaggio partecipa di mattina presto verso le 10, una volta ogni due settimane, e poi le esercitazioni di dimostrazioni ai passeggeri, quindi una parte dell'equipaggio che va a dimostrare ai passeggeri. Quelli li odio. Quelli con l'equipaggio non li odio tanto, se non per il fatto che bisogna alzarsi abbastanza presto, mentre quelli con i passeggeri non mi piacciono proprio, perché non mi piace fare dimostrazioni ai passeggeri, là mi sento veramente mi sento umiliato nel mio essere musicista. Infatti molti musicisti di tutto il mondo hanno sempre detto: ma noi non dovremmo fare queste cose, noi non dovremmo, siamo musicisti, perché noi siamo fondati su quell'ego, orgoglio artistico, che non lo è un fotografo, uno dei negozi o un cameriere, non è fondato, loro non sono fondati su quell'orgoglio, a meno che non hanno delle qualifiche, delle lauree, dicono, però non possono dire: io ho la laurea in medicina e sto facendo il cameriere. No, hai scelto di fare il cameriere e basta. Mentre noi abbiamo scelto di fare musicisti, ci siamo fondati sulla musica, sull'arte, veniamo a bordo in quanto tali, e a volte io non lo dico più ovviamente, ma negli anni passati sentivo sempre dire: no, noi siamo musicisti, non dovremmo fare queste esercitazioni, queste emergenze, noi non dovremmo fare, che nella nostra mente da musicisti dice: ma noi non dobbiamo fare questo. Che se tu prendi qualunque musicista da fuori, dal mondo, che non è mai stato su una nave, li porti a nave, nella loro mente diranno: ma noi non dovremmo fare questo, noi siamo musicisti. E che nella natura della musica, diciamo dell'arte, di esibirsi, però mi sono abituato, e però quel senso di umiliazione che non si addice alla natura della mia persona o della mia professione non è mai andato via. Quel senso di disagio, e soprattutto quando lo devo fare di fronte ai passeggeri, prima dovevo mettere i giubbotti salvataggio, farsi dimostrazione così, oppure in alcuni casi ci hanno poi ogni nave dipende, ti assegnano in varie zone della nave varie cose devi fare, comunque quella è la parte più, quella non l'ho mai registrata, forse ho registrato solo una volta nel 2019. Non registro mai i video dove si fanno le esercitazioni, perché sono cose brutte che io appena, e mi colpisco gli occhi da solo, appena sono finite, quando si fanno, una volta si fanno di due settimane, io le rimuovo dalla mente, non ne voglio neanche sentire parlare, non ne accenno mai a nessuno, perché sono le cose più, proprio cose, dico: ma perché esistono queste cose? È come se tu dovessi andare ogni giorno dal medico. Ti piace andare dal medico? Non penso che piace. Oppure all'ufficio postale, una cosa proprio brutta, proprio tediosa. Oppure andare all'ufficio anagrafe. Ti piace andare? Non credo, a meno che qualcuno si diverta andare all'ufficio anagrafe. È come ogni giorno dovessi compilare un modulo per le tasse, che ne so, o andare a pagare. Sono con queste cose proprio, oh,
Dio, se non esistessero, sono cose noiose e seccanti. Che altro poi ci sta? Vabbè, questo video era sulle... un altro video parlerò di tutto quello che succede. Questo video è sui privilegi, su navi americane, navi italiane, e il crew staff e crew officers. Più o meno queste sono le classi. Poi ci stanno altre posizioni diverse, speciali. Ogni tanto qualcuno fa altri lavori, soprattutto sulle, non lo so, c'erano altre figure, posizioni speciali a bordo, che pure avevano, poiché erano speciali, avevano la cabina da solo. Poi c'erano i guest entertainers, quelli là che venivano a ogni porto e stavano qualche giorno, qualche settimana, facevano alcuni spettacoli nei teatri e poi escono, vanno. Quindi sono i migliori al mondo, perché hanno la vita più bella al mondo. Ho cercato di fare quello, non ci sono mai riuscito. Avevo anche messo sugli shows, gli spettacoli, shows in teatro, in English, in inglese, entertainment, intrattenimento, facendo ridere, comedy, and playing piano, piano concert, con gli screen projectors, gli schermi, tutto, avevo preparato gli show, ho fatto varie prove, ho messo sugli show negli anni, ho fatto degli esperimenti, ho creato cose, non ho fatto grandi esperienze, però che l'avrò fatto sì e no, in 10-12 anni su quelle navi l'avrò fatto forse meno di 30 volte, forse 20-30 volte, non tante, le ho registrate, ho fatto delle prove, degli esperimenti, ho portato del materiale, quindi per esibirmi in lingua inglese, far ridere, intrattenermi e fare suonare pezzi belli. Quelli sono guest entertainers, che vanno da nave a nave, tipo stanno una settimana sulla nave, poi scendono, li mettono in hotel, poi vanno da un'altra nave, poi scendono in un altro hotel, bellissimo, e vengono pagati anche tanto. Non so se esistono ancora, tanto, però penso che esistano ancora, dopo la pandemia, non so se hanno diminuito il loro lavoro oppure no, però esistono guest entertainers, sia pianisti, violinisti, chitarristi, sassonisti, oppure cantanti, oppure comedy. Su navi americane in lingua inglese gli spettacoli solo in lingua inglese, quindi venivano i comedians, i comici, oppure i ventriloquists, sempre con comedy. Ogni cosa era sempre, quasi sempre con comedy. Oppure su navi americane gli spettacoli in teatro venivano anche i hypnotists, ipnotizzatori, hypnotists. Ho fatto amicizia con degli ipnotizzatori, oppure i comedians, assai comedians, oppure i singers, i cantanti, e utilizzavano l'orchestra in teatro. Su navi americane poi ci sta l'orchestra in teatro, l'orchestra fissa in teatro, che ogni tanto fa le serate anche in giro per la nave, e uno dei musicisti dell'orchestra è il capo di tutti i musicisti della nave. E l'orchestra in teatro solitamente è professionale, che legge musica, è preparata a farla. Quindi in navi americane c'è sempre l'orchestra in teatro. Su navi italiane non esiste orchestra in teatro, è tutto a livello basi musicali, quindi non c'è questa natura vera e propria musica. Però questo video è privilegi su navi italiane, penso di aver detto tutto, il cibo, dove si mangia, dove si beve, il crew è sempre quello, non ha privilegi da nessuna parte nel mondo, cioè quelli della lavanderia, quelli del bar, quelli che puliscono le cabine, i marinai, non ha nessun privilegio né su navi MSC Costa, penso anche altre navi europee, né sulle navi americane né sulle navi australiane. Tranne il fatto del name tag, questo l'ho raccontato, e mentre il crew staff, su navi tipo Princess, Celebrity, io avevo molti più privilegi, come andare a mangiare quando volevo, andare in palestra, passeggeri quando volevo, andare in piscina, jacuzzi, sauna, bagno turco, passeggeri quando volevo, no quando volevo, quando c'era, si era in porto, qua in parte, quindi qua in parte hanno cominciato a mettere anche qui da 5-6 anni, penso. E bere e bar e passeggeri anche qui si può fare, quindi in parte hanno messo anche questo qua. Ovviamente casino, da nessuna parte possiamo andare, nessuno che lavora a bordo, solo i guest entertainers, gli ospiti intrattenitori, quelli possono andare anche al casino. Privilegi, sto girando con la mente, sto immaginando cosa dire, no, altri privilegi, ora mi tolgo un po' da qua, no, niente, finito, differenze, privilegi, che altro, non ti saprei dire, camminare, tutti possiamo camminare per la zona passeggeri, però sempre crew staff, noi.
crew bar, privilegi, no. Nessun altro, queste sono, poi ci sono tante altre cose che ti avvengono, che le possono fare un po' tutti. Questi sono i privilegi, penso di aver finito 35 minuti, perfetto, prossimo video, registrati e registrati. Iscriviti a questo canale, lascia un commento di dove sei, cosa ne pensi di questi video, cosa consigli di dire, cosa vorresti vedere, cosa vorresti che io parlassi di queste cose. Forse creo anche una pagina aziendale Facebook, quindi seguimi sulla pagina Facebook, non so se già c'è, nel link nelle descrizioni, premi sotto nelle descrizioni dovrei mettere una pagina Facebook, giusto così posso mettere altro materiale diverso, magari cose che non posso mettere su YouTube. E magari faccio anche un Twitter, quindi controlla nelle descrizioni, dovrei fare un Twitter, e se mi puoi seguire anche su Twitter, YouTube e Facebook, quindi questi tre canali ho pensato di gestire, anche se siamo in pochi, va bene lo stesso, quindi posso mettere più contenuti, più veloci, su anche solo test su Facebook o su Twitter, si può interagire di più con gli altri. Pensate così, vediamo se funziona. Controllo ogni tanto nella descrizione per vedere se ci sono i collegamenti. Magari non subito lo metterò, poi ogni tanto. Comunque iscriviti a questo canale al prossimo video.